Benvenuti in questo nuovo video, io sono Alberto Molteni e oggi parleremo di un farmaco molto importante, soprattutto in questo momento, che è l'ossigeno. Infatti oggi parleremo di ossigenoterapia e lo facciamo con un ospite d'eccezione, che è il dottor Andrea Bellone, che è responsabile del pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano. Buonasera, dottore. Buonasera. Ossigenoterapia è un argomento enorme, giusto? Sì. E direi allora di cominciare dalle basi per tutti, dicendo appunto quando serve l'ossigenoterapia e quali sono le basi, insomma, da dove partire per cominciare a pensare di somministrare l'ossigenoterapia. Ok, allora, la cosa più importante intanto è definire quando è utile fare ossigenoterapia. Tendenzialmente nei malati che sono affetti da insufficienza respiratoria con valori di PaO2, quindi di tensione parziale di ossigeno nel sangue arterioso, inferiore ai 60 millilitri di mercurio. In questo caso è il presidio fondamentale e oltretutto è un presidio salvavita, perché nulla come l'ossigeno ha dimostrato nel corso degli anni e soprattutto in funzione di alcuni studi storici fondamentali che l'utilizzo dell'ossigenoterapia, soprattutto nei malati con insufficienza respiratoria cronica, secondaria, broncopneumopatia cronica ostruttiva nel lungo termine al domicilio, ha consentito un miglioramento della prognosi di questi pazienti significativa, come nessun altro farmaco è in grado a tutt'oggi di fare. Per cui rimane un presidio fondamentale, un presidio principe della nostra possibilità di trattare con beneficio i nostri pazienti. Quindi è particolarmente importante capire da dove iniziare. Ecco, lei ha parlato di PaO2. Noi di Sì? solito siamo abituati anche a parlare e sentire la saturimetria, giusto? Quindi Giustissimo. partiamo da un saturimetro. Quali sono le relazioni tra questi due dati e che notizie ci dice uno e che notizie ci dice l'altro e che cosa. Insomma, sostanzialmente noi dal saturimetro che cosa guardiamo e invece la PaO2 da dove la guardiamo? Allora, la PaO2 chiaramente si riferisce all'ossigeno disciolto nel sangue, il suo valore quindi esprime non la quantità totale di ossigeno trasportato dal nostro cuore verso i tessuti, ma la porzione disciolta che sta nel nostro sangue. Viceversa, la saturazione esprime percentualmente l'affinità dell'emoglobina per l'ossigeno stesso. Il valore, diciamo, che è il cutoff internazionale che viene riconosciuto come quello per cui siamo a cosiddetto plateau, sotto il quale, per quanto riguarda la saturazione, ci preoccupiamo, sopra il quale siamo ragionevolmente tranquilli, è il 90% della saturazione. Quindi una percentuale che ci parla di affinità dell'emoglobina con l'ossigeno. Viceversa, e corrispondentemente a ciò, ragionevolmente in un soggetto tendenzialmente sano, l'equivalente del 90% di saturazione equivale ai 60 millilitri di mercurio di tensione parziale di ossigeno nel sangue arterioso. Chiaro che il valore di PaO2 e di saturazione possono essere, cioè la saturazione può sostituire in qualche maniera la necessità di ricorrere a un prelievo arterioso, quindi per rilevare un valore assoluto di PaO2. Nel caso in cui ci siano le due differenti forme di insufficienza respiratoria, cioè la ipercapnica da una parte e la ipossiemica dall'altra. Mi spiego. Nel momento in cui abbiamo una insufficienza respiratoria ipossiemica, dopo spiegheremo il significato di cosa intendo, per noi è fondamentale e interessante sapere qual è il risultato in termini di PaO2 e di saturazione di ossigeno. Viceversa, nel caso di una insufficienza respiratoria ipossiemica, ipercaprica, è fondamentale sapere sì il valore di ossigenazione, ma anche quello della capnia arteriosa. Per cui in questo caso risulta necessaria l'emogassanalisi arteriosa, perché in questa maniera abbiamo una ulteriore rilevazione, che è quella della PaCO2, che ci consente quindi di avere un quadro completo del paziente e soprattutto non rischiare i rischi dell'ossigenoterapia.
Ritorno da capo e prevengo la tua domanda. Le due insufficienze respiratorie. L'insufficienza respiratoria ipossemica ha una spiegazione, diciamo, fisiopatologica che è riconducibile a fondamentalmente due meccanismi, che sono lo shunt da una parte e l'alterazione della diffusione, come noto dai principi di fisiologia, per cui per, diciamo, fare un esempio che è l'esempio che solitamente viene fatto, il caso più classico in epoca di Covid a maggior ragione della forma ipossemica è la polmonite in cui abbiamo un essudato alveolare che determina l'impossibilità da parte o quantomeno una scarsa possibilità dell'ossigeno di diffondere dall'alveolo verso il sangue capillare, conseguentemente un'alterazione della ossemia, quindi ipossemia arteriosa, cui consegue uno stimolo chiaramente a iperventilare, che determina una sufficiente eliminazione di CO2, quindi di capnia ridotta nel sangue arterioso, in funzione del fatto che se l'ossigeno fatica a diffondere, viceversa, l'anidride carbonica sappiamo essere un gas che viceversa nel momento in cui aumenta la ventilazione e non abbiamo un'alterazione della ventilazione o del rapporto ventilo-perfusione, tende a essere eliminata in aumento. Conseguentemente si riduce la PaCO2 del sangue arterioso. Diverso è per le forme di ipossemia ipercaprica, in cui il principio fisiopatologico che ne sta alla base è l'alterazione del rapporto ventilazione-perfusione, solitamente, tipicamente nel BPCO, in cui prevalgono aree a basso rapporto ventilazione-perfusione, quindi si ha un deficit della ventilazione nel rapporto alla perfusione, poiché la ventilazione è inversamente proporzionale alla PaCO2, inevitabilmente ridotta ventilazione aumenta la PaCO2 nel sangue arterioso, così come nelle ipoventilazioni centrali, per esempio classicamente nell'overdose da oppiace, in cui abbiamo una depressione dei centri respiratori, ipoventilazione, ipercapnia arteriosa. Direi che abbiamo messo tanta carne al fuoco, aggiungerei l'ultimo tasselino prima di cominciare a partire e capire come si può somministrare l'ossigeno al paziente, è la FiO2, l'ultimo protagonista di questo quadro. La FiO2 è per noi un parametro fondamentale che va sempre rilevato perché in assoluto il valore di PaO2 va rapportato alla concentrazione inspiratoria di ossigeno. Chiaramente, se io ho 60 mm di mercurio misurati con la mia emogastanalisi arteriosa in un soggetto che respira aria ambiente, o 60 mm di mercurio in un soggetto che ha, ipotesi, una concentrazione inspiratoria di ossigeno del 60%, voi potete ben immaginare che è molto diversa la situazione. In un quadro abbiamo una insufficienza respiratoria moderata, nell'altro caso abbiamo una severissima compromissione degli scambi respiratori che può configurare, per esempio, un quadro complesso di polmonite severa o evoluzione verso un ARDS, se andiamo poi a vederne gli effetti in termini di patologia. Quindi è sempre importante rapportare la PaO2 alla concentrazione inspiratoria di ossigeno. Una cosa che anche qui ti anticipo, una possibile domanda. La cosa che mi interessa sottolineare sono i rischi dell'ossigenoterapia. Perché se abbiamo un rischio limitato nel momento in cui diamo ossigeno anche ad alte concentrazioni nei malati che sono affetti da insufficienza respiratoria ipossemica, diverso è nei malati che abbiamo insufficienza respiratoria ipossemica, ipercapnica, in cui se noi usiamo alti flussi di erogazione di ossigeno o elevate concentrazioni ispiratorie di ossigeno, rischiamo di peggiorare la capnia, cioè di avere una risposta ipercaprica all'O2 terapia. Perché c'è questo rischio di ipercapnia indotta dall'ossigeno? Le ragioni sono sostanzialmente tre. In origine si pensava che la ragione fondamentale dell'ipercapnia legata all'O2 terapia fosse l'inibizione dei centri respiratori, cioè vado a inibire lo stimolo a ventilare in presenza di ipossemia. Inibito lo stimolo, nel momento in cui do ossigeno, inibisco
lo stimolo, il drive centrale dei nostri centri respiratori. Sì, questa è una componente, ma probabilmente non è la più importante. Le altre due, che sono viceversa forse più determinanti nel rischio della ipercapnia indotta da ossigeno, sono la soppressione della vasocostrizione ipossica, quindi diciamo rimodulare il rapporto ventilazione-perfusione con un eccesso di perfusione a danni della ventilazione, conseguentemente ipercapnia, e l'altro è il terzo elemento, al fatto che l'affinità dell'anidride carbonica con l'emoglobina, nel momento in cui diamo ossigeno terapia, non facciamo altro che cedere, l'emoglobina cede CO2 nel sangue e si riaffina con l'ossigeno, che ha più affinità con l'emoglobina rispetto all'anidride carbonica. L'effetto Alden quindi è quel fenomeno legato alla maggiore affinità dell'ossigeno con l'emoglobina, che quindi cede anidride carbonica nel sangue. Questo determina, è il terzo fattore che determina ipercapnia. Okay. Ottimo. Quindi questi tre fattori che giocano insieme contribuiscono a questi cambiamenti molto importanti. Abbiamo detto veramente tanto di fisiopatologia, ha usato la parola alti flussi in precedenza. Allora adesso, prima di parlare degli alti flussi, partiamo dal basso, partiamo dai bassi flussi. Innanzitutto, che cosa vuol dire bassi flussi? Dunque, bassi flussi vuol dire concentrazioni fondamentalmente al di sotto dei 6 litri di flusso minuto, che sono quello che noi abitualmente facciamo nel momento in cui utilizziamo le canule nasali. Le canule nasali consentono di erogare ossigeno. Si calcola che il flusso, nel momento in cui noi eroghiamo ossigeno con le nostre canule nasali, la concentrazione inspiratoria di ossigeno corrisponda al 3% del flusso che noi aggiungiamo alla concentrazione inspiratoria di ossigeno dell'aria ambiente. Mi spiego: un litro di flusso dal 21% di ossigeno dell'aria ambiente, aumento 3, arrivo al 24%, con 2 litri di flusso arrivo al 27% e così via. Grossolanamente noi utilizziamo questo criterio per stimare orientativamente una concentrazione inspiratoria di ossigeno nel momento in cui noi usiamo un sistema a basso flusso, quindi un'erogazione al di sotto dei 6 litri minuto. Quando viceversa, anticipo la domanda tua, utilizziamo alti flussi, abbiamo sostanzialmente tre possibilità. Uno è il sistema Venturi, uno è il sistema Reservoir, uno è il sistema HFNC, cioè alti flussi attraverso canule nasali, che è il nuovo sistema che viene ampiamente utilizzato ormai da parecchi anni, che ha trovato un riscontro favorevolissimo nella RDS del bimbo, del neonato, ma anche insieme di altre situazioni, nella polmonite dell'adulto, per esempio, sta avendo un grossissimo spazio perché è un presidio che ha una enorme tolleranza. Ma torniamo al sistema ad alti flussi. Secondo solo, magari cominciamo un attimino, giusto per dare delle nozioni pratiche per gestire i bassi flussi. Allora, abbiamo parlato di canule nasali, o semplicemente i nostri amici occhialini, cioè per renderli in maniera grafica, sono quelli che si mettono nel naso, si fissano, esatto, diciamo, dietro le orecchie, e con questi sono di solito ben tollerati dal paziente, giusto? Perché, insomma, sono anche semplici da mettere e da tollerare, quindi vantaggi che possiamo vedere, la loro semplicità nell'utilizzo, gli svantaggi però che sono poco efficaci, cioè possono dare un supporto magari iniziale, giusto? Certo, sono bassi flussi, quindi per definizione non riescono a raggiungere concentrazioni elevate in inspiratorie di ossigeno. Hanno anche, se vogliamo, il limite che tendono a seccare le mucose delle vie aeree, in particolare narici e altre vie respiratorie, e quindi talora possono essere un po' irritanti in un paziente che può avere un disordine ipersecretivo, possono essere un pochino fastidiosi.
Però voglio dire, è un presidio che nella maggioranza dei casi è sufficiente a correggere l'ipossemia se con FiO2 accettabili e una ottima tolleranza complessivamente da parte del paziente. Quindi è il sistema universalmente più utilizzato e che dà ottimi risultati. Come monitoriamo il fatto che siano efficaci? Nel senso, noi mettiamo, diciamo, questo paziente, secondo il nostro giudizio, ha bisogno di ossigeno, cominciamo con i nostri occhialini, mettiamo ad esempio 3 litri, facendo il calcolo che ci ha detto lei prima, insomma, vediamo di usare quello, ma come capiamo se abbiamo bisogno di un supporto ulteriore, se basta e quando basta? Dunque, bisogna, se abbiamo a che fare con un'insufficienza respiratoria ipossemica, tendenzialmente noi ci basiamo su un valore di SpO2, cioè di saturazione di ossigeno. Se noi abbiamo una situazione che parte, ipotesi, da 85 di saturazione e noi gli diamo 3 litri e il paziente corregge e va a 95 di saturazione, riteniamo di avere ottenuto il risultato sperato. Vuol dire che il paziente tendenzialmente, per esempio un paziente che ha la polmonite che ha 85% di saturazione, nel momento in cui noi gli diamo 3 litri, quindi ragionevolmente circa il 30% di FiO2, è un paziente che corregge, cioè nel momento in cui noi gli diamo l'ossigeno verosimilmente riesce a reclutare aree e ossigenarle in maniera adeguata per recuperare ossemia arteriosa. Se al contrario un altro paziente BPCO che ha 85 di saturazione e io gli do ossigenoterapia 3 litri 30% di FiO2, il rischio può essere quello della risposta ipercapnica all'O2, per cui in questo caso potrebbe essere indicato fare una verifica emogas analitica, che significa do l'ossigeno, misuro a distanza di mezz'ora, un'ora, gli effetti della mia ossigenoterapia ripetendo un'emogas analisi. Quindi vado a verificare se ho avuto una risposta ipercapnica. Intendiamo una risposta ipercapnica all'O2 se supera di 10-15 mm di mercurio il valore basale. Se così è, vuol dire che mi trovo di fronte a un paziente che rischia di avere un problema di ventiloperfusione o di drive un pochino inibito, per cui devo stare attento nel momento in cui gli do l'ossigeno. Quindi non ci basta più solo il polsiossimetro, ma dobbiamo fare degli emogas magari seriati in questo caso. Esatto, esatto. Okay. Questo è anche quello che viene richiesto nel momento in cui si prescrive ossigenoterapia, cioè bisogna essere certi, domiciliare. Bisogna essere certi che il paziente non abbia una risposta ipercapnica all'O2. Ok, e nel caso ci rendessimo conto che abbiamo bisogno di uno step up, quindi abbiamo bisogno di dare un pochino più di supporto, può essere una soluzione ad esempio passare invece delle cannuline nasali che magari uno non le mette bene, insomma hanno ci sono mille un motivo per cui potrebbe non essere estremamente efficace, può essere un passaggio successivo mettere la mascherina, soprattutto sto pensando in un ambiente ospedaliero, cioè dobbiamo passare a qualcosa di più, siamo in reparto, proviamo con l'ossigeno, il paziente, guardando i dati che ci siamo detti adesso, non risponde, possiamo passare alla mascherina? Allora, decisamente sì, nel momento in cui noi abbiamo bisogno di ossigenare di più un nostro paziente ipossiemico, per cui se un paziente non è responsivo all'ossigeno nel momento in cui gli diamo ossigeno a bassi flussi con gli occhialini, il passaggio successivo, dico quello che poi si verifica nella realtà di tutti i giorni, insomma, non magari quello che si trova più precisamente nei libri, ma quello che è più reale, insomma, esatto. Noi passiamo al reservoir, cioè a una metodica di ossigenazione ad alti flussi, cioè diamo. Stiamo parlando sempre di insufficienza respiratoria ipossemica in cui l'obiettivo e il target è quello di ossigenare il nostro paziente. In questo caso passiamo a un presidio che utilizza un sistema ad alto flusso, che è quello del reservoir, che è questa maschera collegata a un serbatoio, che è un serbatoio che si arricchisce di una miscela ricca di flusso e di ossigeno all'interno, che consente quindi di avere concentrazioni inspiratorie di ossigeno più elevate. Questo è il sistema reservoir, quello che voi vedete
la maschera col palloncino sotto. In questo caso noi garantiamo più concentrazione ispiratoria di ossigeno e conseguentemente andiamo poi a misurare la nostra saturazione per vedere se questo presidio è un presidio sufficiente a migliorare l'ossemia del nostro paziente. Se invece noi abbiamo una scarsa risposta all'ossigeno con occhialini in malati ipercapnici, quindi VPCO riacutizzato per esempio, che è un classico, e il nostro VPCO non risponde all'ossigeno, cioè non migliora in termini di ossigenazione e magari non migliora o peggiora in termini di anidride carbonica, bisogna pensare più che a un presidio di ossigenazione a un presidio che miri a ventilare il paziente, perché se aumenta la CO2 e non migliora l'ossigeno vuol dire che peggiora il rapporto ventilazione-perfusione o comunque sia si riduce il drive respiratorio e conseguentemente abbiamo bisogno di un presidio che supporti il nostro paziente da un punto di vista ventilatorio, non degli scambi gassosi in sé. Quindi non ci basta più sostanzialmente dargli, mettiamola così, più ossigeno per ogni atto, ma anche supportare gli atti in sé. Esatto, supportare la ventilazione. Ok, e quindi noi il passaggio successivo che possiamo fare? Il passaggio successivo nel nostro VPCO riacutizzato, che quindi ha un problema di rapporto ventilazione-perfusione, è quello di passare a una metodica ventilatoria non invasiva. La metodica ventilatoria non invasiva è fatta da una CPAP, che è una modalità che non è per definizione propriamente ventilatoria, perché in realtà è l'erogazione di una pressione positiva costante nelle vie aeree, in presenza di una ventilazione, di una respirazione spontanea da parte del paziente. Diverso è quando parliamo di ventilazione a due livelli, o BPAP o B-level PAP o pressione di supporto più PIP, che sta a indicare viceversa una modalità ventilatoria in cui c'è una pressione inspiratoria che supporta l'atto spontaneo inspiratorio del paziente, quindi integra l'attività muscolare del diaframma del nostro paziente con una pressione presettata dal ventilatore. In pratica nel ventilatore c'è una sorta di circuito a flusso sensibile alle variazioni di pressione legate all'atto inspiratorio del paziente, che nel momento in cui inspira e la pressione deflette, nel circuito si crea una sorta di apertura che consente all'area presettata, alla pressione presettata del ventilatore, di erogare un valore prestabilito. Okay. Questo è quello che avviene in presenza di un malato con una BPCO riacutizzata che ha una insufficienza respiratoria acuta su cronica e conseguentemente migliora sia il rapporto ventilazione-perfusione attraverso il supporto di questo ventilatore, sia migliora nel senso che fa riposare la muscolatura respiratoria del nostro BPCO che risulta affaticata dalla riacutizzazione infettiva. Quindi complessivamente previene il rischio di dover ricorrere all'intubazione orotracheale, che è la cosa più temuta, perché nel momento in cui poi, in epoca pre-Covid stiamo parlando, tu intubi il nostro paziente, è un paziente che espone all'infezione, ai danni legati alla ventilazione meccanica e alle difficoltà dello svezzamento dalla ventilazione meccanica. Cioè non è che la ventilazione meccanica è la panacea di tutte le soluzioni. È uno strumento necessario e indispensabile per dare una chance al nostro paziente, ma che espone a un sacco di rischi. Se abbiamo, come abbiamo fortunatamente, una metodica che viceversa serve a prevenire il rischio di ricorrere all'intubazione orotracheale, dobbiamo essere più che contenti e soddisfatti di questo. Infatti, la percentuale dei malati che rispondono favorevolmente alla ventilazione non invasiva nei BPCO riacutizzati è dell'80% circa, quindi un successo straordinario. Prima di questa metodica quasi tutti questi malati finivano in terapia intensiva o rischiavano
di andare incontro all'intubazione orotracheale, quindi modalità invasive del loro supporto ventilatorio. Abbiamo nuovamente messo tanta carne al fuoco, io adesso mi focalizzerei su ciascuna, diciamo due parole, ciascuna di queste metodiche, in modo tale che chi poi magari le deve gestire il reparto, soprattutto in questo periodo in cui diciamo tutta la parte relativa alla gestione respiratoria dei pazienti riveste un ruolo molto importante. Comincerei, noi abbiamo citato poco ad esempio la maschera di Venturi. Come funziona, che cos'è e possiamo vederla come ponte tra la maschera con reservoir e magari una CPAP? Dunque, ti direi di no, nel senso che la maschera di Venturi è un altro sistema che utilizza degli alti flussi. Alti flussi intendo dopo i 6, quindi fra i 7 e i 15 litri, che sono quello che abitualmente è consentito dai nostri erogatori di ossigeno che ci sono nei reparti ospedalieri. Sistema Venturi è un sistema un po' trascurato, in realtà io lo trovo ancora estremamente attuale, perché malgrado utilizzi degli alti flussi e sia molto dipendente dalla ventilazione del nostro paziente, nel senso che se un paziente va a 40 atti respiratori non c'è alto flusso che tenga, cioè bisogna lì pensare a uno step successivo che è quello degli alti flussi, cioè HFNC, ma nel caso in cui non ci sia questa necessità, il sistema Venturi è un ottimo sistema perché garantisce una FiO2 nota, cioè precisa, per cui estremamente affidabile. È un meccanismo che voi giovani conoscete molto meglio di me, perché conoscete meglio la fisica, io ho studiato pochissimo al liceo, per cui non so bene come sia, però è il classico sistema che utilizza un flusso di aria che passa da un diametro più grande a un diametro più piccolo, conseguentemente aumenta la velocità del flusso ma si riduce la pressione. Conseguentemente, se abbiamo un circuito con una pressione che è inferiore alla pressione atmosferica, il circuito consente di acquisire aria che passerà attraverso questi tubicini di diametro diverso, garantendo un flusso costante all'interno del quale ci sarà una miscela di ossigeno altrettanto costante. Quindi avremo la possibilità in questa maniera di avere una FiO2 che è molto, molto affidabile e molto precisa. In funzione dei tubicini che noi utilizzeremo, più grande o più piccolo, questi ci orienteranno, perché c'è anche scritto sopra, quindi non è un calcolo che dobbiamo fare a mente se lui vuole, ci orienteranno sulla necessità di qual è il flusso necessario per ottenere quella concentrazione inspiratoria di ossigeno. Faccio l'esempio, 15 litri di flusso corrispondono circa a un 60% di FiO2. E se invece il flusso è intorno ai 10, questo corrisponderà a un 35-40% circa di FiO2. Quindi ci danno delle misure di concentrazione di FiO2 estremamente affidabili, sempre in un contesto che non supera i 15 litri minuto di flusso di erogazione dell'ossigeno. Diverso è se usiamo l'HFNC, che è un viceversa un sistema fantastico che ha tre vantaggi fondamentali. Uno, di riuscire a dare concentrazioni elevate di FiO2, di concentrazione inspiratoria di ossigeno, fino a 70-80% e forse ancora di più. Secondo, che umidifica le vie aeree attraverso il riscaldamento della miscela inspiratoria. Terzo, che sono di una facilità d'uso perché ricopiano assolutamente e fedelmente quelle che sono le canule nasali, con solamente dei diametri un po' più grossi, per cui tollerabilità elevatissima. Abbiamo un flusso riscaldato, alte concentrazioni, ottima tollerabilità. Abbiamo la possibilità di dare concentrazioni elevate, quindi ottenere il massimo del risultato dell'ossigenazione dei nostri pazienti. E anche in questo caso il monitoraggio dell'efficacia di questi presidi la otteniamo con delle emogas seriate oppure abbiamo altri meccanismi per poterli monitorare? Dunque, diciamo per semplificare che in realtà nella pratica quotidiana utilizziamo l'emogas analisi, perché quando
utilizziamo l'HFNC, ci troviamo di fronte a pazienti critici, cioè pazienti che non hanno più bisogno né di ossigeno, né di reservoir, né di venturi, ma hanno bisogno di presidi che garantiscono flussi elevati e concentrazioni ispiratorie estremamente elevate. Quindi parliamo di pazienti critici in cui è necessario il monitoraggio della PaO2, della PaCO2 e soprattutto del rapporto PaO2 concentrazione ispiratoria di ossigeno. Parliamo un secondino della CPAP. In particolare guardiamo da un punto di vista meramente pratico. Abbiamo detto che garantisce alti flussi, ma come la impostiamo? Cioè noi facciamo conto di avere tutto il macchinario qua di fianco a noi e adesso io sono uno specializzando, per la prima volta devo montare, tra virgolette, la CPAP sul paziente. Cosa faccio, cosa guardo e che bottoncini schiaccio? Allora, la CPAP, la fortuna della CPAP è di essere un metodo estremamente semplice, nel senso che la modalità di fornire una pressione positiva costante nelle vie aeree è estremamente semplice e può avvenire attraverso l'utilizzo di un casco, il famoso casco che vedete anche adesso purtroppo nei filmati, che è questo grosso contenitore all'interno del quale viene insufflata dell'aria, che garantisce una pressione costante all'interno del casco di un tot, che viene misurato attraverso un manometro che ci consente di dire quanta pressione c'è dentro, e quindi noi siamo ragionevolmente sicuri che abbiamo la pressione che desideriamo il paziente abbia. E i pazienti che, oppure scusate, l'altra modalità per somministrare CPAP è attraverso un ventilatore, quindi una macchina che eroga pressione attraverso una maschera che viene applicata al volto del paziente. Una maschera che può ricoprire naso e bocca, orofaciale, o una full face che ricopre tutto il viso, come le maschere di quelli che vanno al mare, che vanno tanto di moda adesso. Coprono quindi tutto il volto per andare sott'acqua. Quindi abbiamo una modalità che utilizza lo scafandro, ben chiuso intorno al collo, che consente di avere un flusso in entrata e un flusso in uscita, quindi una via inspiratoria e una via espiratoria, all'interno del casco una pressione che noi misuriamo con un manometro sulla via espiratoria che ci dice quanta pressione c'è dentro. Oppure attraverso un ventilatore, un raccordo, una maschera applicata, il ventilatore ci dice sul nostro video del ventilatore quanta pressione gli stiamo dando. Che pressione dobbiamo dare e a chi la dobbiamo dare? Dobbiamo dare a due tipologie di pazienti, per essere il più schematico possibile: i pazienti che hanno la polmonite da una parte e i pazienti che hanno l'edema polmonare acuto cardiogeno. Cioè due modalità che sono, come dire, in cui l'utilizzo di una pressione positiva continua è dimostrato essere efficace. Nel caso della polmonite, perché dare una pressione vuol dire andare a reclutare quelle aree che sono, cioè dirottare in pratica tutta l'area verso aree che sono reclutabili, cioè che sono complianti e disponibili ad accogliere e a migliorare la loro ossigenazione e il loro scambio gassoso, quindi a assorbire più ossigeno e cederlo al sangue così da essere arricchito di ossigeno. Nel caso dell'edema polmonare, la pressione positiva ci serve perché ha un effetto sia nel ridurre il ritorno venoso, quindi migliorare la performance del cuore, perché arriva meno sangue, quindi meno congestione sul nostro ventricolo, quindi il ventricolo lavora meglio e più efficacemente, e dall'altra, perché comunque sia l'ossigenazione, la pressione positiva continua anche nel caso dell'edema polmonare acuto cardiogeno, ci serve per migliorare la compliance del paziente, cioè aumentare la capacità funzionale residua a un livello tale per cui migliora poi in definitiva l'ossigenazione del nostro paziente. Quindi i due pazienti a cui utilizzare la pressione positiva continua con quelle due modalità, che sono due modalità sostanzialmente sovrapponibili, non è che una è meglio o peggio, molto dipende un pochino dalle abitudini e le consuetudini di un gruppo
all'interno di un contesto ospedaliero. Se ha più affinità per usare una tecnica, usa di più il casco o scafandro che sia. Se ha più affinità per l'utilizzo della maschera, utilizzerà di più la maschera. Però i risultati sono sostanzialmente lo stesso. Il valore di solito che noi impostiamo è un valore che va titolato sulla risposta del paziente. Si parte da 7,5, cioè non c'è un valore assoluto. Adesso va di moda dire che bisogna usare pressioni alte. No, va titolato in base alla risposta. Cosa vuol dire titolare in base alla risposta? Io ti do 7,5 di pressione. Il paziente con la polmonite o l'EPA migliora in termini di saturazione e frequenza respiratoria, cioè migliora la saturazione e si riduce la frequenza respiratoria. Sì, se così è vuol dire che quella pressione lì che gli sto dando è sufficiente. Se non è così, posso aumentare a 10. A 10 vado a capire se la risposta in termini di ossigenazione, saturazione migliora, frequenza respiratoria si riduce. Sì, si riduce, va bene. 10 vuol dire che è il target ideale che io devo utilizzare per quel paziente. Ci sarà il paziente che necessiterà di andare ancora più su e arriviamo a 12, 12,5, possiamo arrivare tranquillamente a 15. È chiaro che più poi aumento la pressione, più il rischio delle perdite nel circuito, per cui posso andare fino a un tot. E soprattutto se necessito di aumentare in maniera eccessiva la mia pressione di erogazione delle vie aeree, vuol dire che il malato forse ha bisogno di qualcosa di più, quindi vuol dire che forse in quel caso lì la metodica fallisce, quindi ricorso all'intubazione orotracheale. 10, 20, 30% dei casi, a seconda che sia polmonite o edema polmonare acuto cardiogeno. Abbiamo parlato di pressione, noi ci riferiamo alla pressione alla PIP? Esatto. Ok. Quindi alla pressione espiratoria finale positiva, alla positive end expiratory pressure. Ok. E noi questo malato lo monitoriamo sempre con che cosa guardiamo? Perché è sempre importante dare riferimenti su quello che noi guardiamo per capire da che parte muoverci. Allora, quando usiamo un presidio tipo la CPAP o anche ventilazione non invasiva con BPAP, cioè due livelli di pressione, come dicevo prima, pressione di supporto e PIP, monitoraggio avviene sempre sì guardando saturazione e frequenza respiratoria, ma anche con l'emogastrale arteriosa, cioè ci serve dopo mezz'ora, 45 minuti un controllo emogas analitico da quando noi iniziamo a ventilare per vedere se stiamo andando nella strada giusta. Insomma, di solito il primo controllo emogas analitico è quello che ci orienta per capire cosa possiamo correggere. Nel senso che l'esempio classico è se io mi ritrovo un paziente che ha l'edema polmonare acuto cardiogeno e dopo mezz'ora non ho ancora migliorato in termini di PaO2, non ho migliorato in termini di risposta ventilatoria, per cui la mia emogas analisi continua a essere un'emogas analisi che non è soddisfacente in termini di risposta. Questo è un paziente verosimilmente dove devo aumentare la PIP, quindi mi conferma il dato non invasivo della saturazione della risposta alla frequenza respiratoria, per cui mi serve per correggere e quindi aumentare la PIP in questo caso, piuttosto che non inserire altri correttivi legati magari al fatto che nel circuito c'è una perdita e non me ne sono accorto, piuttosto che il paziente che è intollerante. A quel punto magari gli faccio una piccola dose di sedazione, cioè un qualche cosa che riduca il drive respiratorio, che mi aiuti a migliorare la compliance del paziente al presidio che sto utilizzando. Facciamo il conto che abbiamo un paziente in CPAP al quale dobbiamo dare delle alte pressioni di PIP, magari diamo dei numeri, magari 15, ma comunque vediamo che una risposta vera non c'è. Il passaggio successivo abbiamo detto che è l'intubazione orotracheale, oppure possiamo ad esempio passare a una, abbiamo parlato di BPAP per esempio, quindi una doppia ventilazione, chiamiamola così. Possiamo parlare un pochettino della BPAP anche? Allora, adesso se mi fai questa domanda penso a quello che stiamo vivendo in questi giorni, per cui ti dico assolutamente sì, nel senso che se
il paziente fallisce la CPAP a 15 centimetri, sicuramente la prima cosa da fare è ricorrere rapidamente all'intubazione aerofaciale. Sto pensando chiaramente alla polmonite COVID correlata. Uh-huh. Allora, in questo caso è inevitabile il ricorso precoce all'intubazione senza aspettare. Diciamo, in epoca pre-COVID è comunque abbastanza così, nel senso che noi sappiamo per definizione che nelle insufficienze respiratorie ipossemiche che non sono responsive con l'ipotesi che tu hai fatto, 15 di PIP, sono pazienti in cui bisogna attentamente valutare l'opportunità di ricorrere all'intubazione orotracheale, anche in epoca pre-COVID. E quindi lo stato successivo è quella cosa lì, insomma, è l'intubazione, insomma. Non è la BiPAP la soluzione in questo, per rispondere alla tua domanda, non è la BiPAP la risposta al fallimento della CPAP nelle patologie ipossemiche. La BiPAP è il presidio delle insufficienze respiratorie ipossemiche e ipercapniche, come ti dicevo, perché supporta la muscolatura inspiratoria, migliora il rapporto ventilazione-perfusione, quindi lavora sul versante ventilatorio della patologia del paziente. In questo caso il passaggio successivo, anche in questo caso se fallisce la BiPAP, rimane comunque l'intubazione orotracheale. Tutto questo discorso, quando parliamo di intubazione orotracheale, bisogna tenere conto che rimane un'indicazione assoluta nel momento in cui fallisce la CPAP nelle ipossemiche o la BiPAP nelle ipossemiche ipercapniche, ma va valutata l'indicazione, nel senso che qui entriamo in un capitolo complesso con cui noi urgentisti ci confrontiamo con i rianimatori sulla indicazione al ricorso dell'intubazione in pazienti che hanno elevata comorbidità, età particolarmente avanzate e disordini cognitivi, no? Quindi una vita magari non particolarmente attiva, molto dipendente da problematiche assistenziali, no? Quindi quando andiamo verso un discorso in cui parliamo di intubazione, bisogna capire, condividere e concordare con i nostri colleghi rianimatori, con i parenti eventuali del paziente, eccetera, eccetera, l'opportunità di procedere a una metodica, quella dell'intubazione, che significa ventilazione meccanica, poi spesso tracheotomia e ventilazione meccanica tramite la via tracheostomica, condizioni che bisogna capire se il valore aggiunto di questa cosa in termini di qualità di vita vale la necessità di procedere a questa decisione. Certo, che è tutto un grosso capitolo importante che magari lascerei per un'altra puntata. Dunque, per concludere, giusto per fare un riassunto, abbiamo detto tantissimo oggi, sia da un punto di vista fisiopatologico che da un punto di vista di gestione del paziente. Rimando alla parte iniziale, non faccio un riassunto di fisiopatologia perché altrimenti rischio di perdermi anch'io, però cose importanti che ho imparato io e che vediamo se ho capito in maniera corretta. Dunque, bassi flussi sotto i 6 litri di ossigeno, possiamo utilizzare gli occhialini, quando noi usiamo gli occhialini possiamo monitorare il paziente anche con il pulsiossimetro. Ok, vediamo come risponde, già quello ci dà delle buone indicazioni e poi eventualmente può essere utile un'emogas analisi. Se invece dobbiamo andare oltre i 6 litri, andiamo cosiddetti alti flussi, abbiamo diverse strategie, quella più importante è la mascherina con reservoir, quindi maschera col sacchettino. Anche qua dobbiamo essere un pochino più invasivi anche nel monitoraggio, quindi gli emogas seriati ci danno una mano. Dopodiché il passaggio successivo possiamo andare a una CPAP, per esempio, e questa ci dà un aiuto di reclutamento. Il ragionamento molto importante che mi è piaciuto molto è il diciamo non partire con un'idea fissa, dire dobbiamo mettere dei valori di PIP di tot, ma gestirli in base al paziente. Quindi qua l'idea potrebbe essere magari anche partire con valori di PIP bassi e poi progressivamente salire.
Corretto? Assolutamente. Sì. Ok. Poi B-level abbiamo visto quali sono le indicazioni e poi gli ultimi passaggi, gli ultimi step sono eventualmente l'intubazione orotracheale, che però questa parte magari la approfondiremo in un altro episodio con un rianimatore che è la figura, diciamo, designata per gestire questo tipo di procedura. Tutto corretto? Mi sembra che hai fatto un ottimo riassunto. Ottimo. Io vorrei ringraziare tantissimo il dottor Bellone per tutto quello che ci ha detto, tutto quello che ci possiamo portare a casa da questa chiacchierata insieme e soprattutto per aver trovato il tempo di parlarci in questo momento che è particolarmente, come dire, sappiamo tutti che momento è. Ecco, quindi davvero grazie mille per tutto. Grazie a te, Alberto, E ci molto vedremo. gentile. A lei, alla prossima. Grazie. Allora.